Grazie e benvenuti in questo nuovo video qui a Swiss Game e oggi recensiremo diciamo il controller dell'Xbox One. Praticamente l'ho preso con il cavo. Come potete vedere qua c'è controller più cavo per Windows. Qua dietro abbiamo stesso controller dell'Xbox One eccezionale con cavo USB di 2,74 metri. E poi qua c'è comando Xbox One e il cavo, cioè quello che contiene. E poi qua compatibile con Windows 8 o superiori, quindi anche con Windows 10. Apriamo insieme la confezione. L'ho pagato 50 euro al MediaMarkt, che sarebbe il vostro Media World. E niente. Quindi apriamolo così. Ecco qua, si presenta così, qua si chiude, sembra molto interessante come prodotto. Qua c'è un po' in 3D la scritta Xbox One e ora cerco di tirarlo fuori senza rompere troppo la scatola. Eccolo qua, ecco fatto. Qua dietro abbiamo un libraccio delle istruzioni, un cavo USB carino. E poi il controller che ora provo a tirar fuori. Eccolo, questo è il controller. È molto interessante come controller, mi piace. Questo non mi piace molto perché fa questo rumore strano, però va bene. Qua due pulsanti. Si usa bene, è un prodotto abbastanza interessante, però non capisco cos'è questa roba qua in basso. Poi qua ci sono le batterie. Non mi piace molto questa scelta, proprio sono tirchi tirchi. Scritto Xbox One, qua un pulsantino che non so a cosa serve. E quindi ora proviamo ad attaccarlo al computer. Può vedere qua ho collegato il cavetto, dentro non ci sono le batterie e ho semplicemente collegato lì al computer il controller mediante il cavo micro USB. E sono ho avviato un gioco e sono comparse queste robe qua. E come potete vedere funziona perfettamente, quindi ora riprendo la partita. Funziona tutto, i grilletti funzionano e quindi niente, è stato facilissimo, bastava collegarlo e potete vedere che funziona.